Buonasera dal telegiornale di TSD. Anche oggi aumentano i casi di positività al coronavirus in Toscana. Sono 34 in più rispetto a ieri, 14 identificati in corso di tracciamento e 20 di attività di screening, con un'età media di 38 anni circa. Per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 23% pauci sintomatico e il 23% lieve. Delle 34 positività odierne, 13 casi sono riconducibili a rientri dall'estero, di 5 per motivi di vacanza. Complessivamente 993 persone, 22 in più rispetto a ieri, sono in isolamento a casa perché prive di sintomi o con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere. Sono invece 2.467, 166 in più rispetto a ieri, le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 46, 2 in più rispetto a ieri e 5 in terapia intensiva. Oggi non si sono registrati nuovi casi di decesso. Nella provincia di Arezzo i casi di Covid-19 sono 2 in più rispetto a ieri. Secondo giorno di lavori a Camaldoli per il convegno La Chiesa ai tempi della pandemia. Riletture, esperienze e prospettive in programma al monastero Casentinese fino al 28 di agosto. Dopo il convegno svoltosi nel mese di giugno, questa seconda importante iniziativa di approfondimento, unica nel suo genere nel panorama nazionale, propone attraverso interventi di teologi, liturgisti, filosofi e storici, riletture, esperienze e prospettive per cercare di entrare in alcune problematiche teologiche e pastorali più delimitate, cercando anche di guardare al futuro. Dopo gli interventi di oggi dei teologi Don Dario Vitali, del pastore valdese Fulvio Ferrario e di Piotr Zegulski, intervengono nella giornata di domani le liturgiste Elena Massimi, Morena Baldacci e il teologo Lorenzo Voltolin. Nuovo appuntamento domani sera alle 21:20 della 33ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Organo, in programma nella Basilica del Santuario di Laverna. L'emergenza sanitaria ha spinto gli organizzatori verso una soluzione atipica, con esibizioni affidate al maestro Eugenio Maria Fagiani, già direttore artistico del festival stesso. La proposta musicale diviene allora l'occasione per affrontare serate monotematiche legate fra loro dal filo rosso del commento del Cantico delle Creature, dove singole parti di esso divengono stimolo per la formulazione di differenti programmi. L'appuntamento del 26 agosto, intitolato Fuochi d'artificio, l'organo inaspettato prevede esecuzioni di Handel, Ennio Morricone, Saint-Saëns, Mahler e Williams. Le disposizioni dovute dall'emergenza sanitaria obbligano a dover prenotare il proprio posto in basilica contattando il punto informazioni del comune di Chiusi della Verna al numero 0575 599650. Adesso ci spostiamo in Val d'Arno con la cartolina del giorno dedicata a Castelfranco. Thank you.
e si è conclusa con ottimi riscontri la mostra virtuale Engravings di Raffaello Lucci, curata da Jonas Nekrasius per la Galleria d'Arte dell'Università di Šiauliai in Lituania. Inaugurata lo scorso 22 maggio, la personale abbracciava tutto il percorso del pittore aretino dedicato alla grafica, partendo dagli esordi degli anni 70 fino ad arrivare agli esiti attuali. Per 3 mesi all'estero della Galleria Universitaria Lituania ha campeggiato la locandina con Terra Etrusca, realizzata da Lucci nel 1991 con le tecniche dell'acquaforte e dell'acqua antica, ispirata all'area archeologico-naturalistica di Castelsecco. Il legame di Lucci con la Lituania risale ai primi anni 90, il sodalizio a distanza di quasi 3 decenni è ancora forte e ha permesso all'astrattismo lirico dell'aretino di farsi conoscere e apprezzare anche tra le nuove generazioni lituane. E termina qui il notiziario di TSD, grazie per la vostra attenzione, buon proseguimento di serata con i nostri programmi e arrivederci.